se diventassi un pittore, cosa assai improbabile per uno che non riesce nemmeno a disegnare un'occhetta, mi piacerebbe unire disegno e poesia. Proverei a dipingere la voce del buio, oppure i colori del vento, oppure ancora il bisbigliare dei fiori. Animerei ciò che appare inanimato e lo farei parlare, cantare e danzare. Dipingerei il matrimonio tra una pietra e una stella per imparare a contemplare la distanza che intercorre tra la materia e l'eternità. Felice giorno, amici carissimi, non fateci caso, ogni tanto mi sveglio con l'utopite acuta. Del resto, da giovane volevo cambiare il mondo e, senza rendermene conto, più lottavo per liberarlo e più lui imprigionava me, rendendomi schiavo delle mie ideologie e delle mie fanatiche utopie. Oggi mi accontento di dare sostegno ai piccoli mondi custoditi nei cuori degli amici e delle amiche che cercano la mia compagnia. Senza voler cambiare nessuno, ci modifichiamo a vicenda, inconsapevolmente, conversando di filosofia, d'amore e di poesia, senza grosse pretese. E forse, più che migliorarci reciprocamente, potrei dire che ci nutriamo in allegria e che il resto viene da sé. Un anno didattico è finito, amici carissimi, e io mi ritiro per prepararmi interiormente per il prossimo. Come sempre, tante novità. Vi terrò felicemente aggiornati, promesso. Ci rivediamo a settembre 2019. Un bacione dal cuore a tutti.